Si comincia col botto, con lo spiegone del maestro Fu sui Miraculous e sul fatto che lui è l'ultimo membro dell'Ordine dei Guardiani. Ma un giorno il giovane Fu fece un casino che non ci vuole rivelare e fece saltare in aria il tempio, perdendo il libro sui Miraculous, la spilla del pavone e quella della farfalla. Ammazza il nostro Yoda, ha fatto più danni lui che Papillon un altro po'. Ma sti cazzi, perché l'importante è il fatto che Adrian è stato beccato a fare lo spione tra le cose del paparino e come punizione Gabriel non lo fa più andare a scuola. E poi per me sarebbe stata anche una cosa bella, figuriamoci. Sì, però le lezioni saranno con Natalie e possiamo capire che la felicità di questa donna ispiri il suicidio. Nel frattempo Barnett mente a Yoda su dove abbia preso il libro, perché dice lui chiunque l'abbia avuto prima può essere Papillon. E ricordiamoci che Marinette l'ha rubato da Adrian. E quindi, diciamo, dai, era complessi su amori impossibili. Peccato che non hanno aggiunto le stesse immagini del trailer, erano degli easter egg divertenti. Anche se Papillon e Marinette in stile Twilight era davvero disturbante. Ma neanche il tempo di metabolizzare la cosa, Adrian manda un messaggio a Chloe spiegando tutto, perché Chloe non ha di non, non importa. La cosa importante è che Marinette capisce che il libro era del padre di Adrian e che quindi è lui che può essere Papillon. E noi finalmente ci alziamo e facciamo gli applausi. Eccolo qua, siamo arrivati ad una conclusione decente. Passiamo a Gabriel che, come se stesse facendo le pulizie di primavera, si mette a buttare i quadri a terra e a rompere tutto, volendo sembrare un padre incazzato. Butta pure un disegno fatto da un piccolo Adrian. No, ma dai, ma povero. Però voglio far notare la comicità di come prende le statue, le distrugge e poi rimette le mani dietro tipo mio nonno, come se non stesse facendo niente di male. Va bene. Suo padre è molto occupato. Come no? Un altro po' sentiamo mo' i colpi di fucile, non è successo niente, te stai con la faccia da spiezzi. Stacco solito su Papillon che fa tutto il monologhetto e manda la Kuma, bla 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 bla, ma la Kuma giustamente dice, no cacchio me stai a mannà, e torna indietro. Papillon si ritrasforma e wow wow, colpone di scenone, Papillon e Gabriel. Sì vabbè, tanto ce l'hanno comunque spoilerato e lo sospettava chiunque. Ma per autacomizzarsi, quello deve rinunciare momentaneamente al suo Miraculous. Nuru, io rinuncio a te. E adesso voglio farvi vedere la faccia sorpresa di Nuru, che dentro di sé, secondo me, sta scoppiando di felicità. Posso sentire la gioia di potersi liberare da questo pazzo. Vieni da me, mia piccola Kuma, è oscura il mio cuore. Sì, perché fino a mo' sei stato un puro bocciuolo di rosa. E arriva la mosca dai tacchi alti che fa, Natalie! E poi le sfonda la porta in faccia. Tipo, tesoro, sono il lupo cattivo. Natalie, tu sarai la prima delle mie molte ispirazioni future. Signora Grestri. A parte la sottomissione di sta donna sempre trattata di merda e la sua voce che ora fa, ah, signora Grest, io scippo sti due. Sì, vabbè, la signora Grest, sì, d'accordo, ok, quando ricomparirà interromperò questa folle ship, però nel mentre penso che sarebbero carini, no? No? E poi sta Natalie, chi cavolo gliela fa fare lavorare per sto pazzo? Oh, carismatico, c'ha il suo carisma, oddio, ma pur sempre un po' fuori di melone, e suo figlio che riesce sempre a scappare di casa due volte su tre, nonostante loro abbiano una villona con un cancello e allarmi. Bella paga, sì, certo, ok, ma francamente non è normale. Natalie, tu non me la racconti giusta. Adrian, ho una bellissima collezione da mostrarti. E calla, un'altra scena la Shining. Ma pure col tuo figlio, ma lascialo stare dov'è, che padre di merda. Comunque Adrian si era già trasformato in Chat Noir e se l'era data a gambe, però ogni volta che scappa lascia una radiolina con la musica di piano registrata che mi fa domandare se lui effettivamente lo sappia suonare sto piano. Vabbè, Ladybug e Chat Noir si incontrano, quella gli dice che Gabriella Grest può essere Papillon e a tutta latex quasi non gli viene un coccolone. Diventa serio, depresso, spaventato e Ladybug ovviamente non fa una riega. Ma insomma, due secondi prima che gli hai detto la notizia stava allegro, saltellante e mo sei incupito. Proprio non te viene un dubbiettino, eh? Ma che ve lo dica fa? Ma che ve lo dica fa? Meno male che i due super prosciuttoni agli occhi vedono Gabriel accumizzato e quindi si tolgono tutti i dubbi. Comunque il combattimento in sta puntata è molto molto bella, dai, è dinamica, non si può dire nulla. Mo non stiamo a pensare a tutto il fatto della key charm e come Ladybug lo usa, perché sappiamo che comunque ci vuole tanta fantasia per usarlo, ma concentriamoci alla coccinella che stacca la cintura barracoda del micione, cosa che io non pensavo si potesse fare. Ma i produttori non solo ti fanno capire che si può fare con questa puntata, ma te lo faranno vedere in almeno tre quarti di tutta sta stagione. Come spogliare Chat Noir, lo stai facendo bene. Sapete cosa non sopporto della versione italiana? Solo questo. Questo egocentrismo di Ladybug, come se avesse fatto tutto e solo lei. Anche se esiste Chat Noir, scusate, c'è anche Chat Noir qui, cacatelo. Non è più bella la versione inglese che dice semplicemente Time to the evil eyes, che può essere tradotto, adattato con diacumizzazione? Fine. Ladybug, te voglio bene, ma smettila di fare la cavolo dell'egocentrico. Vabbè, tutto si risolve, il Gabriel fa un po' l'ognor, ammiccando di più a Chat Noir perché c'ha i dubbietti. Ammicca. Ci vedremo molto presto.
Fez, dalla prima stagione gli hanno dato una mimica facciale a Gabriel, grazie. Ma restiamo un po' a fissare quel suo sguardo da pazzo crudele che ti conquista. Che ce volete fa? È il fascino del maligno. Da piccola nei film Disney ti favo sempre i cattivi. Che fai? Erano carismatici. Per far dronare Adrian a scuola, Marinette decide di consegnare il librone sui Miraculous, ma non prima di averci fatto le foto e salvarle, quando la tecnologia finalmente diventa utile. Comunque la ragazza dà il libro a Gabriel, che dice di averlo preso in Tibet e che nonostante quella sia una ladra in avanzo di galera, decide di perdonarla. Ma scopriamo un'altra cosa. Natalie sa tutto il piano di Gabriel! Ma io lo sapevo che a Cass ce l'ha puzza sotto il naso. Riconfermo il mio pensiero sul fatto che questa sia un po' come Bellatrix Lestrange, trattata de merda, ma innamorata del suo signore. Cosa ci nascondi, Natalie? Cosa ci nascondi? Faccia un po' sapere, cosa ci nascondi? Ma cosa più importante, come fa Gabriel a scendere da quel passaggio e ritrovarsi a salire? Come minimo doveva cadere dal soffitto. Sei felice di vedermi? Una favola! Come no? Beh, così felicissimo che se potesse si butterebbe dal balcone. Poi vabbè, quello si mette a parlare da solo, cosa che fa almeno per buona parte del suo tempo, e immaginetta finale figa con la mamma di Adrian, che sì, lo so che quella è la mamma di Adrian, tutti quanti mi volevano dire quella è la mamma di Adrian sui commenti. Beh, lo sapevo, grazie. Io uso solo una cosa chiamata ironia, ma va bene. Passiamo alla seconda puntata. Questi fanno lezioni di pasticceria, è già qua. Perché noi non le facevamo ste cose? Anzi, vorrei proprio capire che tipo di liceo questi frequentano. Fanno di tutto e di più. E poi sempre col padre di Marinette che sembra essere l'unico pasticcere barra panettiere barra bo di tutta Parigi. Viva Banderas! Ma è la solita bulla di Chloe che ci interessa, che fa un solito danno facendo punire metà scuola tranne lei perché, beh, perché lei è la figlia del sindaco. Sicuramente mio padre non la prenderà molto bene se verrà punita senza neanche una prova. E che dobbiamo fa? Tuo padre fa chiudere a scuola? E che ci perde voi? Non ci perde tuo padre? Comunque, in teoria, sta cosa potrebbe farla pure Adrian, che è ricco sfondato. André Bourgeois è il sindaco di Parigi, Gabriella Grasse è stilista internazionale. Una sola parola e Parigi diventerebbe la città più criticata della Francia. Forza, Adrian, combatti per i diritti dei tuoi amici. E per la prima volta Adrian finalmente si incazza con Chloe. Oh! Beh, mi dispiace, Chloe, ma non posso essere amico di qualcuno che tratta gli altri così. Devi essere gentile con le persone. Eh sì, vabbè, ormai ti sei fatto altri amici, quindi puoi scaricare Chloe come te pare e piace. Beh, sei un pochino stronzone così, Beh, non si fa, non si fa. Chloe, quindi, sente questa parola nuova dal dizionario chiamata gentilezza. E non sapendo come usarla, e visto che Adrian si è rotto di lei, se ne va pesantemente in paranoia. Però arriva il maggiordomo dei capelli, non so perché viola, che le insegna sta strana parola usando l'orsacchiotto preferito di Chloe, di quando era una marmocchietta. E non so come gli autori qui sono riusciti a farci aprire uno spazietto nel nostro cuore per simpatizzare con lei. Ed è subito immagine di Chloe bimba che riceve l'orso, della mamma stronza che l'abbandona, di lei che ci dormiva insieme, che la consolava, che lo mostrava per la prima volta al piccolo Adrian, e senza sapere perché piange. Maledetti Fix! Quindi, qual è il miglior modo di farsi perdonare se non organizzando una festa al proprio hotel? Vabbè, io odio le feste, quindi sassulazione io non l'approvo, ma voi lo so che non me ne frega niente ciò che penso io, quindi. Pensiamo alle persone che vengono invitati, cioè tutta la scuola. Comunque voi andate pure, ma non contate su di me. Annie no, sta andando alla festa con Adrian. Sì, hai ragione, dobbiamo darle una seconda possibilità. E Marinette, dai, l'esempio devi dare, non sai fare l'ipocrita. Però boh, Papillon si sveglia, così a random decide di mandare una Kuma proprio a caso, solo perché ha saputo, sicuramente da Adrian che suo figlio, che la ragazza più odiata di Parigi sta per dare una festa e che quindi si aspetta delle emozioni negative. Ma che ragionamento è? Possibile che in quel momento una città che conta 2 milioni di abitanti non c'era una ragazza col ciclo e questo deve stare ad aspettare un possibile incidente in quella festa? Va bene, lo sappiamo tutti che nella maggior parte delle feste di scuola succedono casini, corna, canna gate e roba del genere, ma Papillon prende l'iniziativa solo perché si tratta di Chloe. Ma io scherzavo quando dicevo che Chloe poteva essere la sua assistente. È il momento di andare all'hotel e salutare tutti con dei tenerissimi baci alla guancia. Che bello, finalmente fanno vedere un saluto normale in una serie animata. Ah, figo. Peccato che tutti trattengono il fiato quando Chloe deve salutare Marinette. E quindi per fortuna non è quello che pensavo nel video spoiler, quindi che lei avesse cambiato sponda. Oh, però quando è storia, ho dovuto salutare da braccio le persone più subdole di Chloe. Vabbè, la festicciola non è esattamente il tipo di festa scolastica dove tutte si spaccano a bestia con luci epilettiche mentre portano alcol abusivo dall'esterno. Sto cominciando a pensare che forse era la mia scuola che aveva sti problemi. Insomma, tutto procede con Chloe che nel tentativo di imparare la parola gentilezza offende qualcuno e la Kuma sniffa sniffa, però il maggiordomo si mette a fare segno con l'orsacchiotto e quella fa scus. Oh, che bello! Sentite la soddisfazione che traspare negli occhi d'Adrian. Finalmente qualcuno gli ha dato un biscotto. Grazie. Che quello per quello è venuta la festa, mica per Chloe, scusa. Ad Ivan però è uscito fuori il lato romantico e fa mettere un lento. Tutti si accoppiano, muti. Chi se ne andranno 14 anni? Pa,
parto col presupposto che io adoro i lenti e i balli da sala. Ma so perfettamente che un giovane, che sta ad una festa, dove vuole solo divertirsi e gli mettono una musica lenta, si incazza come una iena perché vuole i balli del gruppo truzzi. Fosse stato ad una sala, beh, è un conto. Ma ad una festa organizzata da ragazzi per ragazzi, beh, non penso proprio. Comunque, Kim riesce a ballare con Chloe e per un fortuito caso, grazie Alia, grazie, grazie, accade questo. Che poi sono gli unici due scemi che non stanno a ballare il semplice lento. Meno male che arriva di nuovo Aliali. Ok, devo stare calma. Sì, datemi un Alia come amica, sorella, bambola, tu, ora. E ovviamente arriva Chloe che bla bla bla, Adrian, bla 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 bla. Ma il maggiordomo, che scippa quei due potentemente, secondo me, cerca di dissuaderla mostrando l'orsacchiotto davanti a tutti. Visto che Ali da sola in casa, si incazza per l'umiliazione e lo licenzia. Ok, va bene, lei è esagerata come sempre, ma pure tu mostri il pupazzo davanti a tutti i suoi compagni, manca avesse 5 anni. Ovviamente l'Akuma sniffa sniffa e lo akumatizza nell'orsetto assassino puccioso, che può controllare le persone attaccandosi alla gamba come una cozza allo scoglio. O come me quando le mie amiche non vogliono andare al Disney Store, vabbè. Madò che ansia. Combattimento, combattimento e poi la solita vecchia storia, Chat Noir e la sua calamità per i controlli maligni. E che cavolo, ansia allo stato puro. Però è sempre carino, dai. Ma sorpresa, Chloe salva Ladybug! E l'aiuta pure a sconfiggere l'Akuma! Che cavolo sta succedendo in sta stagione? Da questo momento in poi parte il pellegrinaggio verso la redenzione di Chloe. E ringraziamo Santa Rita, la santa dei casi impossibili. La puntata si conclude col corso di cucina del padre di Marinette all'hotel e Adrian che finalmente fa pace con Chloe giuri in giurello. E quella già si sente in dovere di essere di nuovo stronza. E vabbè, la parola gentilezza imparata, adesso basta. E Adrian ride. Che cavolo da ridi? Scusa, ma valli a dire qualcosa! Ma no, è troppo occupato a mangiare i macarons di Marinette, a farle i complimenti, a farla morire di emozione e farci morire di emozione. Marinette è solo un'amica, un par de ciufoli, vaffa. E niente, finisce anche questa puntata. Troppi film, se non ce la faccio. Visto? Ecco perché le puntate vanno riassunte man mano. Che ne dite, eh? Che ne dite? Secondo me me lo blocco nel video, eh? Che ne dite? Che ne dite? Hm?